Mi chiamo D'Aloisio Valentino, sono titolare e chef del ristorante Le Fontanelle. Il mio ruolo nella mobilità è azienda ospitante. Abbiamo uno stretto rapporto collaborativo con l'Istituto Datini, con il quale abbiamo svolto varie iniziative, tra queste il progetto Erasmus, che abbiamo accettato molto volentieri di ospitare studenti stranieri. È un'esperienza molto positiva dal mio punto di vista, perché si è creato un buon rapporto lavorativo tra gli stagisti ospitanti e i nostri collaboratori. Allora, è stato bello ricevere questi ragazzi, sia perché c'è stato un incontro, diciamo, tra diverse culture, quindi c'è ragazzi di altra nazionalità, e quindi insieme. Però ci siamo accorti che gli obiettivi più o meno erano i soliti, il rapporto umano più o meno sono i soliti, quindi c'è stato subito un bel feeling da parte sia dei nostri ragazzi che dei ragazzi che erano qui ospitati, e con soddisfazione posso dire che ci siamo trovati bene sia noi che loro, e non solo, ma ci siamo arricchiti anche di questa esperienza, sia noi, credo, e loro, perché loro ci hanno portato delle nuove esperienze e noi invece abbiamo concesso a loro cose nuove, come riguarda soprattutto il nostro settore della ristorazione, che hanno accettato ben volentieri, insomma. Loro ci hanno anche insegnato i piatti della loro cucina. Quindi ne abbiamo preso ben volentieri anche i suggerimenti, e d'altra parte anche loro, e questo ci serve, ci è servito molto, anche perché nello stesso momento abbiamo molti clienti spagnoli, francesi e quant'altro, quindi molte volte riusciamo anche ad accontentare la nostra clientela straniera, suggerita anche da questi ragazzi con queste esperienze. Qualche difficoltà che abbiamo incontrato è stato risolto anche prontamente dall'Istituto Datini, che ci ha fornito anche un supporto psicologico da parte di una ragazza che aveva dei problemi personali in questo caso. Altra problematica è quello di avere disponibilità di alloggio per gli studenti. Quantomeno stabilire in anticipo la migliore tipologia, meno stabilire in anticipo la migliore tipologia di sistemazione, in quanto noi come hotel, piccola struttura, quindi con poche camere, abbiamo un po' di problemi per l'alloggio. La difficoltà in passato è stato che noi, quindi sempre, ripeto, avendo una struttura piccola come albergo, avevamo problemi di alloggio, quindi non disponibilità di alloggio, e d'altra parte, da parte dell'istituto, avendo trovato alloggi in centro, e noi siamo in periferia della città, quindi pur avendo trovato la sistemazione dei ragazzi, ma c'era il problema del trasporto, cioè quindi per arrivare qui da noi, e quindi hanno dovuto trovare altre alternative, insomma. Diciamo, come azienda. Quindi ciò, se potesse essere risolto in anticipo, magari si potrebbe trovare anche un modo migliore anche per quanto riguarda poi la sistemazione. Un software gestionale della mobilità potrebbe aiutare e azienda una sezione dedicata alla disponibilità delle aziende, che mette in contatto sia chi si occupa di Erasmus e le strutture, per eventuali evitare dei disguidi e problematiche con varie riguardanti alloggi e stage.